Spiegazione della coreografia Spider degli Scam, coreografia di livello intermedio del 2024. Abbiamo 32 passi, 32 counts sincopati, due nudi e un tag di 32 passi che verrà eseguito nella sequenza più volte e precisamente per due volte per intero, faremo quindi 32 passi. La terza volta lo eseguiremo a metà, faremo solo i primi 16 passi del tag, e l'ultima volta eseguiremo solo i primi 8 passi del tag. Adesso vediamo la coreografia. È un po' particolare. Allora, i passi sono sincopati, sono veloci. La musica è veloce, è scattante, dinamica e nei primi 8 counts, nella prima ottava, c'è un giro un po' particolare da metabolizzare. Allora, la coreografia mi ricorda un po', e ora vi spiego il motivo, 12 and Back. Perché? Perché si parte ad ore 12, ma la maggior parte dei passi la esegui sul lato opposto. Allora, adesso noi partiremo dalle 12, ma vedrete che gran parte dei passi, della sostanza del ballo, verrà eseguita sul lato opposto, ad ore 6. Allora, cosa faremo ad ore 12? Abbiamo il peso sul piede sinistro. Dobbiamo andare a fare due rock step laterali, due rock side, a destra. Uno ad ore 12, quindi con la gamba destra, e l'altro ad ore 6. Vuol dire che mi giro di mezzo a sinistra e vado a fare un altro rock step laterale sulla destra guardando le ore 6. Ho fatto due rock step consecutivi, laterali sulla destra. Rock, recupero, rock, recupero. Questi rock step laterali sono veloci, sono contati col mezzo tempo, non col tempo pieno, cioè non conto 1, 2, 3, 4, ma conto col sincopato, un e due e. Quindi, siccome sono veloci e c'è il mezzo tempo e la musica è veloce e il giro è veloce, bisogna stare un pochino piegati sulle ginocchia per cercare di eseguire il giro al meglio. Un e, due e. Da qui devo continuare a fare il giro. Allora, c'è da fare uno spin, un giro completo sulla gamba sinistra che ci sta tenendo in piedi in questo momento. C'è da fare un giro completo sulla gamba sinistra girando in senso orario sulla destra. Cioè, da che sono ad ore 6, io devo tornare ad ore 6 in questo modo, girando sulla destra. Allora, rock ad ore 12, rock ad ore 6, giro sulla destra in senso orario e torno ad ore 6, tenendo la gamba destra sollevata. Come conto? Prendo 4 punteggi. 1 e 2 e 3, 4. Due tempi per girare. Bisogna un attimo allenarsi con questo tipo di giro e andrà fatto anche ad ore 6 dopo. Quindi, rock e full turn. Ancora, 7, 8, 1 e 2 e 3, 4. Partendo due serie, quindi rock sulla destra, giro di mezzo a sinistra, rock, giro all'indietro, diciamo, sulla destra in senso orario. Occhio a non cadere perché a farlo lentamente si rischia di cadere. Allora, 1 e 2 e 3, 4. Partendo due serie. Da qui facciamo che parto dove sei così mi vedete di spalle. Quindi rock e spin, giro. Da qui continuo, vado ad appoggiare il piede destro sulla diagonale in avanti e col piede sinistro faccio uno skate. Uno skate significa che lo skate è la simulazione della pattinata, cioè dobbiamo disegnare un piccolo semicerchio. E la stessa cosa col piede sinistro, dopo che ho fatto lo skate, appoggio il piede sinistro sulla diagonale, skate di destro.
Quindi qui sono a 4, col sincopato conto e 5 e 6 e 7, cioè faccio un passo ampio laterale con la destra e sull'8 slide. Trascino la gamba sinistra verso la destra e questa è la prima ottava. Partendo a 2, 6, 7, 8, 1 e 2 e 3, 4 e 5 e 6 e 7, 8. Ancora 7, 8, 1 e 2 e 3, 4 e 5 e 6 e 7, 8. Partendo a 2, 12. 7, 8, 1 e 2 e 3, 4 e 5 e 6 e 7, 8. Da qui, seconda ottava, neanche le spalle, siamo in slide, continuo con un movimento di gamba sinistra, behind side cross. La gamba sinistra incrocio dietro la destra, apro col destro e incrocio davanti la sinistra. Siamo qua, 1 e 2. Da qui cosa fa la destra? Adesso sono partita due serie, ripeto, per mostrare il ballo di spalle. La destra mi va a fare uno scatto, devo girarmi un quarto a sinistra con un hitch ed uno stop. Prende peso la destra. Quindi dallo slide, incrocio, apro, incrocio, scatto, giro un quarto hitch. Conto 7, 8, 1 e 2, 3 e 4. Da qui mi raddrizzo, cioè torno ad ore 12. Il piede sinistro fa uno stomp facendo un passo laterale a sinistra. La destra è libera dal peso e andrà a fare degli swivet, cioè giro il tacco, la punta, il tacco, la punta e termino con uno stop up. Allora, vediamo un po' dallo slide. 1 e 2, scat, 3, giro un quarto e pitch, 4 stop. Sul 5, torno a 2, 12, quindi giro un quarto a destra facendo un passo laterale col piede sinistro che è uno stop, è un passo ben marcato. 5, 6 e 7 e 8 stop up. Quindi da qui, 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 e 7, 8. Quindi 5 e 6 e 7, 8. 8 proprio, 4 il piede e ritiro sul piede destro. Allora, da capo fin qua, 2, 6, 7, 8, 1 e 2 e 3, 4 e 5 e 6 e 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 e 7, 8. Ecco, sono tornata ad ore 12 comunque. Ok, da qui. Ancora da capo, partendo dalle ore 12, 7, 8, 1 e 2 e 3, 4 e 5 e 6 e 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 e 7, 8. Da qui, terza ottava, farò con la gamba destra che è libera dal peso una kick hook combination, cioè kick in avanti col destro, hook, quindi incrocio la destra davanti alla sinistra, kick di nuovo in avanti e flick. Quindi dopo lo stomp up, dopo gli swivel, tacco, punta, stomp up, kick hook, kick flick, cioè conto e 1 e 2. Ora andrò a fare, procedendo in avanti, sulle diagonali, dei saltellini che mi ricordano un po' quelli di pistacchio. Allora, cioè, in modo veloce, dinamico, bisogna saltellare e 5, 6, ok? E finiamo la terza ottava con uno
contando 7, 8 e 1 e 2 e 3 e 4, 5 e 6, non ho ancora finito la terza ottava, e 6. Da qui come arrivo ad 8? Andrò a fare un salto con entrambi i piedi, girandomi, devo eseguire il salto mentre giro di mezzo a destra. Allora, quindi il mio obiettivo è girarmi di mezzo a destra mentre salto. Quando atterro e subito dopo devo fare un kick in avanti con la gamba destra, ovvero in questo modo. Allora, vediamo. Quindi, dopo il kick, up, kick, flick, saltello, saltello, shuffle in avanti, salto, kick. Contato, 7, 8, e 1, e 2, e 3, e 4, 5, e 6, 7, 8. Tutto fin qua, partendo dal numero 6, 7, 8, rock e rock e giro, che slide, behind side cross, step each stone, stone, swivel, stone, kick, up, kick, each. Saltello, saltello, shuffle in avanti, salto, kick. Contatto, 7, 8, 1, e 2, e 3, 4, e 5, 6, 7, 8, 1, e 2, 3, e 4, 5, 6, 7, 8, 1, e 2, e 3, e 4, 5, 6, 7, 8. Da qui è abbastanza semplice. Ultima ottava, andremo a fare un coaster step con la destra, coaster step, 1 e 2, un scissor step con la sinistra, 3 e 4, e da qui semplicemente dobbiamo sollevare la gamba destra in kick, 5, incrocio la destra sulla sinistra e giro di mezzo a sinistra, cambiando il numero. Perché adesso ricordo che sono partita alle ore 6, quindi giustamente secondo lato è ore 12. Quindi dal kick, dal salto del kick, coaster step, scissor step, kick, incrocio e giro. 8 tempi, 7, 8, 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 e 8 sono abbastanza ferma. Allora, quindi tutto il ballo, le quattro ottave, il ballo si esegue sempre per intero, non ci sono volte dove ci sono le start, facciamo meno passi e ritagli che poi invece si eseguirà intero per metà o sui primi otto passi. Quindi dalle ore 6, 7, un momento più vicino, 7, 8, rock, rock, giro. Skate, skate, slide, behind side cross, cut each stone, stone, swivel, stone back, kick, hook, kick, flip, saltello, saltello, shuffle, salto, kick, coaster step, scissor, cross, kick e giro. Contato, 7, 8, 1, e 2, e 3, 4, e 5, e 6, e 7, 8, 1, e 2, 3, e 4, 5, e 6, e 7, 8, 1, e 2, e 3, e 4, 5, e 6, e 7, 8, 1, e 2, 3, e 4, 5, 6, 7, 8. Partendo dalle ore 12. Quindi 7, 8, rock, rock, giro, skate, skate, slide, behind side cross, step each stone, stone, swivel, stone back, kick, hook, kick, flip, saltello, saltello, shuffle, jump, kick, coaster step, scissor step, kick e giro. E arrivo dove sei. Contato. 5, 6, 7, 8, 1, e 2, e 3, 4, e 5, e 6, e 7, 8, 1, e 2, 3, e 4, 5, e 6, e 7,
Quindi bisogna un attimino, una volta capiti i passi, i movimenti, bisogna prendere velocità. Proviamo due muri, 5, 6, 7, 8, 1 e 2, 3, 4 e 5, 6 e 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 e 7, 8, 1 e 2 e 3 e 4, 5 e 7, 8, 1 e 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, giro, skip, slide, 1 e 2, 3, 4, 5, 6 e 7, kick, flip, salto, salto, shuffle, salto, kick, posta, step, scissor, cross e giro.